Ciao a tutti ragazze, da un po' che non mi vedete, sentivate la mancanza, immagino. E voglio farvi vedere i prodotti nuovi che ho acquistato dal sito della Elf e in più con il codice che ho utilizzato, oltre ad avere le spese di spedizione gratuite, c'era anche la possibilità di partecipare all'estrazione di alcune mystery bags, quindi queste bustine con dei prodotti in omaggio, e le ho vinti. Questa era la mystery bag, infatti ero tutta contenta, non vinco mai niente, invece ho vinto la mystery bag, che in più mi è piaciuta tanto. Ora vi faccio vedere tutto. Allora, partiamo intanto dai prodotti che ho ordinato. Dunque, ho ordinato per prima cosa questo qui, che è una coppia di eyeshadow, di ombretti in crema. Eccoli qua. Questi qua li ho già usati perché li ho provati, ovviamente. Sono un color crema e un color marroncino. Mi pare che questo si chiami Coffee and Cream. Dico mi pare perché non si vede la scritta. Aspettate che faccio una cosa. Coffee and Cream, sì, che sullo sfondo nero non si vede. Quindi è quello color panna che è color marroncino. I colori sono questi. Allora io qua ci sono un po' di swatch, però vabbè, ora ve li dico piano piano. Li ho già provati. E se vi devo dire, il bianco scrive pochissimo. Sì, dà un po' di luce, ma niente di che. Il marroncino anche pallidino. Quindi ecco, come prima applicazione non è che... Se vedete la telecamera ogni tanto che si muove, non vi preoccupate. Quindi insomma, come prima applicazione non è che proprio mi siano piaciuti follemente. Questi qua sono della linea base, costano 1,70 euro. Ero curiosa di provarne perché non avevo mai provati, ma... Insomma, non è che proprio mi abbiano entusiasmato follemente. Poi ho preso due ombretti minerali, che sono un celestino che si chiama Dreamy e un violetto che si chiama Flirty o Flirty, non sarà Flirty. Vediamo se riesco a farvelo vedere, non lo so. Comunque vi scriverò poi tutto sotto. Eccolo qui. Gli swatch sono ovviamente questo è l'azzurro, bellissimo, con dei riflessi dorati, forse più argentino. Ma sì, più o meno mezzi argentati e mezzo dorati. E poi il viola, che è veramente uno spettacolo. Bellissimi. L'azzurro lo porto oggi, messo così un po' bagnato, proprio carino carino. Danno una bella luce agli occhi. Belli. Questi ombretti minerali da Elf mi stanno piacendo tanto. Il prezzo è di 3,50 euro. E devo dire che le giarrettine, che sono belle cicciottelle, sono ricchissime di prodotto, sono proprio piene piene piene, ce n'è tantissimo prodotto. Quindi, insomma, secondo me sono anche abbastanza convenienti. E per finire ho acquistato questo qua, che è una matita per occhi, sempre della linea minerali, che hanno un inci veramente buono. L'ho presa nel colore ash, quindi è un colore grigio. Anche questa è usata, quindi se la vedete un po'... È un colore grigio che a me piace da morire. I grigi mi piacciono tutti, sia come ombretti che come matite. Eccola qua. È un bel grigio cenere, molto molto carina. Ne ho presa un'altra viola e mi ci sono trovata bene, quindi ho voluto prendere questa grigia perché mi piace molto. E questo è il prezzo, dovrebbe essere 2,50 euro. Che questa comunque vi scrivo sempre tutto. Quindi questi sono i prodotti che io ho acquistato. E ora vi faccio vedere cosa c'era nella mystery bag. Allora, partiamo subito. Ho ricevuto uno smalto, potete prendere la scatola pure, ho tenuto la scatola per farvi vedere, questo qui è un viola con dei riflessi bluastri, bellissimo, poi magari ve lo farò vedere in uno smalto del giorno indossato, molto molto carino. L'unico problema degli smalti della Elf è che la durata è un po' terribile. Però hanno di buono l'inci, perché sono comunque formule senza tolene, senza formaldeide e senza DBP, come c'è scritto anche sulla scatola. Il prezzo è sempre di 1,70 euro. Vabbè, me l'hanno regalato e devo dire, ecco, l'inci è buono. Messi con un buon top coat durano abbastanza, non hanno questa durata infinita, però insomma si difendono. Dopodiché,
Sì, se avete visto il mio, non mi ricordo qual era, il video sui consigliati e sconsigliati della Elf, vi avevo fatto vedere l'eyeliner, quello blu notte, quello in crema, che mi si era seccato totalmente, quindi non ero riuscita a capire se veramente mi piaceva o no. Forse mi hanno ascoltato e c'era proprio l'eyeliner, proprio nel colore Midnight, quindi quello blu, che mi si era distrutto, cioè seccato più che distrutto. Ed eccolo qua. Anche questo è arrivato che comunque diciamo, il colore è staccato dai bordi, però la cremosità è ottima. Ora non so se perché è estate, fa un caldo abominevole e quindi lui si mantiene bello cremoso. Comunque l'ho messo anche quest'oggi. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Ora non so col caldo cosa sia rimasto. E il colore devo dire che mi piace tantissimo, perché è un bel blu notte. Ora vediamo se dura. Se dura abbastanza oppure muore anche lui e si secca e lo ritrovi tipo così in un blocco, sembra un blocco di cemento. Bene. E poi, ecco qua, l'ultimo regalino che ho ricevuto, che anche questo mi è piaciuto da morire, è un rossetto sempre della linea minerale ed è nel colore cherry, che non è un rosso ciliegia come magari il nome fa pensare. Ma è un colore. Ah, ma l'ho già swatchato, che scema. Ma è un colore rosso, sì, di base, con una base un po' mattone, che a me piace da morire. Forse in telecamera sembra un po' più rosso dal vivo, un pochino più mattone. Però è proprio carino, carino, mi piace molto. In più, questi rossetti della Elf, questi della linea minerale, non hanno una copertura eccessiva, quindi sono quasi degli sheer. Sono molto leggeri, molto, molto carini. A me piace moltissimo. Vabbè, ve lo faccio comunque vedere. È questo qui, ed è Cherry. Vi faccio vedere, magari assieme a quest'altro, che era un altro che avevo, un po' più rosa corallo, per farvi vedere un po' la differenza di colore. Quest'altro era il guava. Ecco, per darvi un'idea, insomma, di un punto di colore un po' più rosa, aranciato e di un rosso. Eccoli qua. Quindi, ragazzi, sono stata contentissima di questa mystery bag, di questa bustina misteriosa. Mi è proprio proprio piaciuta. Bella, ho ricevuto proprio delle cose carine. Sono molto 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 contenta. E più che altro anche di aver vinto qualcosa. Non mi capita mai, infatti, sono molto molto contenta. Poi, basta, queste erano le cose della Elf. Però, già che in questo video volevo farvi vedere i miei ultimi due acquisti della nuova linea di Active Color della Kiko, che sono queste due matite Kajal, sono delle matite occhi. E sono delle matite occhi morbide perché sarebbero per l'interno dell'occhio. Quella verde mela è la 111, quella rossa è la 104. Vediamo se riesco a mettermi a fuoco anche i colori. Boh, non so se si vedranno. E gli swatch sono questi. Chi mi segue sul blog l'avrà già visti perché li ho. C'era la foto sul blog, eccole qua. Il rosso e l'arancio, praticamente l'arancione fluo e il verde mela. Il verde mela è bellissimo all'interno dell'occhio, il rosso fluo dà l'idea un po' di morto o di vampiro, un po' assetato di sangue, quindi secondo me è molto più carina sopra usata sopra come eyeliner, oppure usata da ombretto sfumata, essendo matite morbide si sfumano benissimo e durano parecchio. Carine, questi erano i miei, così, un acquistino veloce sulla nuova collezione, ora sto aspettando i saldi, oddio che caldo. Sto aspettando i saldi per andare a vedere magari qualcos'altro, perché di quella linea mi piacevano molto alcuni eyeliner e anche i mascara colorati, cioè quello color rame, quel bronzino ramato che mi fa impazzire, infatti sicuramente quello lo andrò a prendere, speriamo ci sia ancora, anche perché a me i mascara colorati piacciono, perché avendo le ciglia comunque molto chiare di natura, sono quasi bionde, neanche si vedono. I mascara colorati si vedono molto. Se avete le ciglia molto scure, diciamo che il mascara colorato insomma, non è che proprio vi darà quel colore intenso come chi ha le ciglia chiare. Comunque, niente, questi erano i miei acquisti, i miei regalini. E niente, vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!